18.35, buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV 2000. In primo piano la politica con la nascita del governo Conte. Nel pomeriggio il giuramento, il tradizionale passaggio della campanella tra il Premier e il primo consiglio dei ministri. A seguire, nei giardini del Quirinale, la festa di debutto per tutti in vista della celebrazione del 2 giugno. Ma colleghiamoci con Augusto Cantelmi in diretta per noi dal Quirinale. Buonasera, Augusto. Eh sì, buonasera, buonasera a tutti. Non c'è dubbio, è stata una giornata particolare, una giornata intensa tra il Quirinale, Palazzo Chigi, tanta la gente qui presente. In questo momento vedete ancora delle persone che entrano, sono circa 300 gli invitati dal Capo dello Stato per il ricevimento in occasione della festa della Repubblica. Dietro di me stanno arrivando anche altre personalità e tra l'altro sono arrivati anche i ministri, i nuovi ministri e soprattutto il Premier Giuseppe Conte, è arrivato poco fa, in seguito è arrivato anche Giovanni Pria, che è il ministro dell'economia. Dietro di me c'è il ministro dell'agricoltura Centinaio, quindi poi sono arrivati anche personaggi dello spettacolo. Ci sarà un concerto e subito dopo ha parlato anche il capo dello Stato, il quale ha detto: l'Italia intende svolgere un ruolo sempre più positivo e da protagonista nell'Unione Europea. Ha ribadito ancora una volta il concetto di Unione Europea, di stare insieme ai tradizionali alleati d'Occidente e quindi anche dell'Unione. Ma andiamo a rivedere questa intensa giornata nel servizio di Barbara Masulli. È pronto il giuramento. Non ha cambiato idea, è tutto pronto, sicuro. Nella giornata del giuramento, Conte arriva al Quirinale in auto blu. Savona, il nome per il quale il governo 5 Stelle Lega stava per saltare, sale al colle con la moglie. Salvini, con la sua irrinunciabile cravatta verde, fa un cenno di ringraziamento ai giornalisti. Di Maio si fa invece accompagnare dagli altri ministri grillini. I due vicepresidenti del Consiglio si siedono vicino e scambiano poche parole prima del giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Il governo Conte entra in carica, il Premier firma con la sua stilografica personale e dà il via al giuramento di tutti i 18 ministri. Comincia il capo del Viminale, Salvini, poi è il turno del titolare del Dicastero del Lavoro, Di Maio, che si dirige al tavolo da Mattarella abbottonandosi la giacca. Ma a catalizzare veramente l'attenzione delle telecamere, oltre ai calzini a righe di Salvini, è questo momento. La stretta di mano fra Savona e Mattarella dopo il veto posto domenica scorsa dal capo dello Stato sul nome di Savona all'economia, che infatti oggi firma da ministro per le politiche comunitarie. La cerimonia prosegue regolarmente senza colpi di scena. Dopo le firme, il nuovo esecutivo si sposta a Palazzo Chigi per il primo picchetto d'onore di Conte. Poi l'altro momento solenne, il passaggio del testimone, o meglio della campanella, fra Gentiloni e Conte. A rappresentare il passato c'è anche Maria Elena Boschi, infine. Il momento della foto di gruppo, eccolo. Conte invita i suoi due vice e il sottosegretario Giorgetti ad avvicinarsi. I sorrisi sono distesi, le tensioni degli ultimi giorni sembrano ormai un lontano ricordo. Ecco. Ecco. Ed ecco, proprio in questo momento sta entrando il ministro dell'Interno Salvini, il neo ministro dell'Interno Salvini, ecco, scambia alcune battute con i giornalisti ed entra all'interno del Quirinale per il ricevimento. Non si è visto ancora il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Di Maio, ma dovrebbe arrivare a breve. Ricordiamo che nella giornata di martedì invece dovrebbe essere il giuramento in Parlamento, la fiducia in Parlamento. Prima vediamo qualcosa, ecco, no, niente. Il giuramento, scusate, che mi chiamano, ecco, la fiducia al Parlamento, quindi prima al Senato e poi alla Camera. Ci sarà anche il discorso da Premier del Giuseppe Conte, che quest'oggi ha avuto anche un primo contatto con la realtà, con i lavoratori che in qualche modo l'hanno chiamato e lui a sorpresa si è avvicinato e ha scambiato delle parole con loro. Vediamo il servizio e poi la linea può tornare allo studio. Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano.
Così si presenta il 23 maggio scorso Giuseppe Conte al Quirinale dopo aver ricevuto l'incarico di formare il governo, tentativo poi andato a vuoto. Questa mattina invece da Presidente del Consiglio Conte si ritrova faccia a faccia con i lavoratori della FedEx TNT per quella che potrebbe essere la sua prima causa da difendere. Siamo 360 dipendenti che l'azienda americana sta mandando a casa, Presidente. Ci stanno offrendo dei soldi sporchi, Presidente. Sono 20 anni che lavoro per questa azienda. Presidente, ci stanno buttando fuori per dare lavoro alle cooperative, Presidente. Perché noi, sa una cosa, Presidente? Noi infatti ci fidiamo di lei perché noi abbiamo messo questo governo, lo abbiamo messo lì perché noi abbiamo votato, Presidente. E loro devono capire che adesso devono scendere a aiutarci a noi. Non sedersi sulle poltrone, come ha fatto lei, Presidente, che questo gli rende onore. Lei è un grande e lo ha dimostrato, ha detto che è l'avvocato di tutti gli italiani e io ci credo, il grande sta in cielo. Grazie, Presidente, gli fa onore. Grazie, Presidente. Non so se Luigi Di Maio era già avvertito. Luigi Di Maio, gli ho scritto una lettera e non mi ha risposto. Un attimo, non si era ancora insediato. Sarà mia premura avvertirlo subito di questo incontro di mercoledì e vedrete che lui presiderà subito il tavolo. Grazie, Presidente. Grazie. In bocca al lupo, Presidente. In bocca al lupo, Presidente. C'è molta attesa per le scelte che attueranno i responsabili di alcuni dicasteri, particolarmente quelli che occupano ministeri che hanno a che fare con temi sensibili. Ecco quindi i profili dei ministri di famiglia, scuola e salute nel servizio di Silvio Vitelli. Salute, famiglia, scuola, tre ministeri chiave per il tessuto sociale di ogni comunità. Il nuovo titolare del Dicastero dell'Istruzione si chiama Marco Bussetti, 56 anni, simpatizzante leghista, dirigente scolastico lombardo e già a capo del provveditorato di Milano e dell'ufficio scolastico regionale. È laureato in scienze motorie e ha insegnato educazione fisica e basket. Intervistato lo scorso anno da Sempione News, così commentava l'alternanza scuola-lavoro inserita nella così detta legge sulla buona scuola. Un'ottima legge che ha permesso veramente di cominciare a ragionare con un sistema. Al Ministero della Salute arriva un medico, Giulia Grillo, catanese, classe 1975, capogruppo 5 Stelle alla Camera. Così commentava su Facebook il decreto Lorenzin sull'obbligo vaccinale. Il ministro tolga ogni coercizione e multa. Sì alla raccomandazione, ma no all'obbligo. Fedelissimo di Salvini è il nuovo ministro della famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, 38 anni, cattolico, con laurea specialistica in storia della civiltà cristiana, convinto antiabortista, filo russo con posizioni molto nette riguardo omosessualità e immigrazione. Poi sappiamo che in Italia uno dei più gravi problemi è il calo demografico, se ne parla poco ma è un problema enorme. La famiglia naturale è sotto attacco, vogliono cancellare il nostro popolo, si legge sul suo sito personale. Matrimoni gay, teoria del genere e migrazioni di massa mirano a cancellare la nostra comunità. C'è una deriva nichilista e relativista, ma la Russia è l'esempio che l'indirizzo ideologico di una società può cambiare. E anche la Spagna avrà un nuovo governo. Sfiduciato il premier Mariano Rajoy, a capo del nuovo esecutivo il leader socialista Pedro Sánchez. Antonio Sovier. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Con 180 voti a favore su 350, il Congresso dei Deputati di Madrid approva la mozione di sfiducia contro il governo di Mariano Rajoy, leader del Partito Popolare, travolto dallo scandalo Gürtel, la Tangentopoli spagnola. In totale 351 anni di carcere per 29 condannati, tra cui l'ex tesoriere del partito di centrodestra. Incassata la sconfitta, Rajoy si congratula con l'autore della mozione, nuovo premier di Spagna, Pedro Sánchez, leader del Partito Socialista. È la prima volta nella storia che un governo in carica viene sfiduciato dall'opposizione. Sono consapevole della responsabilità che assumo in un momento politico così complesso per il nostro paese, afferma Sánchez. Affronterò tutte le sfide con umiltà e impegno e soprattutto con molta determinazione. Due le incognite principali adesso. Che tipo di governo formerà Pedro Sánchez? Farà un monocolore di minoranza oppure accetterà una
una coalizione con Podemos, come gli ha chiesto Pablo Iglesias, e quanto durerà l'esecutivo. Il leader socialista ha detto che resterà al potere alcuni mesi per restituire stabilità al paese e affrontare con un altro spirito la crisi catalana e poi convocherà nuove elezioni. A proposito della crisi catalana, una procura generale di uno Stato tedesco ha inoltrato richiesta formale di estradizione in Spagna per Carles Puigdemont. Fra i reati contestati anche la ribellione, elemento centrale delle accuse all'ex presidente catalano. E siamo di fronte ad una vera e propria guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa, dalla mezzanotte ora americana alle 6 del mattino in Italia, anche per Unione Europea, oltre a Canada e Messico, sono scattati i dazi sull'acciaio e sull'alluminio, un colpo all'export italiano e scatta la reazione del vecchio continente. Federico Plotti. Scaduta la moratoria che Donald Trump aveva concesso all'Unione Europea, ma anche a Messico e Canada, dalle 6 del mattino di oggi, ora italiana, sono entrati in vigore i dazi americani sull'acciaio e l'alluminio, con buona pace, si fa per dire, dei più stretti partner commerciali degli Stati Uniti. Nuove tariffe doganali, 10% sull'alluminio e il 25% sull'acciaio, che da ore chissà per quanto graveranno sul valore di quelle specifiche merci che l'America importa in grandi quantità. Questioni di sicurezza nazionale, dicono dagli Stati Uniti, che potrebbero però innescare una guerra commerciale senza precedenti. La reazione di Bruxelles non si è fatta attendere. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha definito la decisione di Washington puro e semplice protezionismo, annunciando contromisure e un ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Juncker avrebbe già nel cassetto un piano per colpire soprattutto alcuni prodotti simbolo del Made in USA, come jeans, motociclette e il Bourbon. Ci vorrà ancora un po' di tempo per il via libera finale alle contromisure, ha specificato il commissario europeo al commercio, Cecilia Malmström. Una rappresaglia, chiamiamola così, che potrebbe costare agli Stati Uniti quasi 3 miliardi di dollari, con le prime tariffe europee che potrebbero scattare già dal prossimo 20 giugno e poi gradualmente fino al 2021. Ma la preoccupazione è soprattutto per una improbabile ma sempre possibile guerra commerciale tra America ed Europa, con un'escalation di misure protezionistiche che potrebbero colpire altri settori dell'export europeo e anche di quello del nostro paese con il suo Made in Italy. L'alluminio e l'acciaio valgono circa 700 milioni di euro, ma dall'agroalimentare alla moda, dalle auto alla tecnologia, l'Italia esporta negli Stati Uniti merci per oltre 40 miliardi di euro all'anno. Lo scandalo abusi in Cile. Da oggi a domenica Papa Francesco incontrerà a Casa Santa Marta un altro gruppo di vittime di Padre Caradima. In una lettera per il popolo di Dio in cammino in Cile, diffusa ieri dai vescovi, il pontefice fa mea culpa e annuncia una nuova missione di Scicluna e Bertomeu nel paese latinoamericano. Cristiana Caricato. Arrivati oggi in Vaticano 9 preti cileni vittime di abusi sessuali, psicologici e di potere. Si fermeranno 3 giorni per colloqui privati e di gruppo con Papa Francesco. È l'ennesimo passo compiuto dal pontefice per risolvere l'intricata vicenda cilena cominciata con lo scandalo degli abusi commessi da padre Fernando Caradima, sacerdote carismatico di Santiago, e proseguita poi con un'escalation di eventi culminati con le dimissioni in blocco dell'intera conferenza episcopale cilena. Il Papa ieri ha comunicato una nuova missione dei 2 investigatori, Monsignor Charles Scicluna e Padre Jordi Bertomeu, per completare con ulteriori indagini il quadro della crisi che ha colpito la Chiesa del paese latinoamericano. Una notizia accompagnata dal duro giudizio sull'operato delle gerarchie espresso nella lettera inviata sempre ieri al popolo cileno. Una missiva di grande profondità pastorale che invita tutti i fedeli a rendersi partecipi e corresponsabili della conversione della Chiesa cilena dopo i gravi fatti accaduti. Il Papa ha parlato con toni forti del grido delle vittime degli abusi, è arrivato al cielo, del coraggio e della perseveranza di chi, pur avendo sofferto, non ha mai cessato di cercare la verità, esprimendo ancora una volta la vergogna dell'intera Chiesa per l'incapacità di ascoltare gli abusati e per aver alimentato una cultura delle coperture che, ha detto con chiarezza, è incompatibile con il Vangelo. La malattia individuata dal pontefice è il clericalismo, una perversione della natura ecclesiale che ha finito per far precipitare la situazione, silenziando il popolo di Dio a favore di piccole elite. I vescovi cileni rispondono rimettendosi al giudizio del Papa. Ci sono molti passi sociali, religiosi e spirituali da compiere, hanno dichiarato. Nessuno è rimosso da questo impegno.
Giornata felice per Benedetto XVI, che oggi nella sua residenza in Vaticano ha ricevuto la visita di una delegazione della sua terra. Ha incontrato il presidente bavarese e gli sono stati presentati i componenti della rappresentanza tedesca. Il pontefice emerito è apparso in buona salute, di buon umore. Accanto a lui il segretario Monsignor Georg Geinswein. Quello contemporaneo è un mondo di schiavi e dietro la schiavitù, la fame e le guerre c'è sempre il demonio. Il Papa torna a mettere in guardia da Satana nel corso della messa celebrata oggi a Casa Santa Marta. Paolo Fucili. Anche se su giornali e TG non fa notizia, è la persecuzione l'aria in cui vive il cristiano, dice Francesco in paramenti rossi, nella memoria di San Giustino, martire del secondo secolo, ma ancora oggi accusa ci sono tanti martiri e tanti paesi in cui i cristiani non hanno diritti. Se tu porti una croce vai in galera, e c'è gente in galera, c'è gente condannata a morire per essere cristiani oggi. Messa a Santa Marta con omelia sul tema persecuzione che in realtà, aggiunge Bergoglio, tocca ogni uomo e donna solo perché immagini viventi di Dio e dietro ogni persecuzione, sottolinea, c'è il demonio. Sempre fa così, ma anche oggi c'è una forza, anche io direi un accanimento, perché dal contrario non si spiega questa ondata delle distruzioni all'uomo e alla donna. Pensiamo alla fame, alla schiavitù. Ho appena visto, confida, un video girato di nascosto in un carcere dove i migranti sono torturati e schiavizzati. Poi le colonizzazioni culturali, gli imperi che impongono la morte contro la cultura della gente. Insomma, il Papa conclude, non dobbiamo permetterci di essere ingenui. C'è la guerra. Gente che portano avanti tante industrie delle armi per distruggere l'immagine dell'uomo e la donna, sia fisicamente, sia moralmente, sia culturalmente. Ma padre, quelli non sono cristiani. Come sono perseguitati? Sì, sono immagine di Dio e per questo il demonio perseguita loro. E nei nostri servizi avete visto oggi i ministri del governo Conte giurare davanti al Presidente della Repubblica di essere fedeli all'Italia, alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Una Costituzione promulgata 70 anni fa. Con Leonardo Possati vi portiamo nella sala nella quale venne promulgata il 27 dicembre del 1947. Siamo a Palazzo Giustiniani, siamo in una piccola sala chiamata Sala del Caminetto, dove pochi minuti prima delle 17 del 27 dicembre 1947 Enrico De Nicola, guardando Alcide De Gasperi, pronuncia la famosa frase: l'ho letta attentamente, possiamo firmare con sicura coscienza. L'oggetto di questa lettura e di questa firma era la Costituzione italiana, che era stata versata nelle mani del capo provvisorio dello Stato pochi giorni prima, il 22 dicembre. Da qui, da questa sala del Caminetto, ci spostiamo nella sala più importante. Certamente la sala più importante è dove proprio la firma venne apposta e la Costituzione venne promulgata. Procediamo. Andiamo. Questo è il tavolo, mai modificato, dove 70 anni fa venne firmata la Costituzione italiana, venne promulgata, era per l'appunto il 27 dicembre 1947. Vennero apposte le firme, per prima quella di Enrico De Nicola, vi fu poi la controfirma del Presidente dell'Assemblea Costituente Terracini e del Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi. Questa è una copia, perché oggi l'originale, una delle copie dei tre originali, ha un ruolo importante nel nostro paese. Non è una formalità, è proprio una sostanza, cioè giurare sulla Costituzione significa accettare tutti i principi e farsi carico dei diritti dei cittadini come proprio dovere di condotta quotidiana. Era il nostro ultimo servizio, io vi lascio con i suggerimenti del nostro critico Fabio Falzone per un fine settimana di cinema. Dopo di noi, Attenti al Lupo con Giuseppe Caporaso. Il TG2000 torna alle 20:30. Buona serata.